Ciao, sono Simo. Non so se sei arrivato qui dal mio altro video su quanto costa la vita in Bulgaria, ma oggi sono tornata a Sofia con una missione: sopravvivere 48 ore con 48 euro. Questa è la storia di un viaggio iniziato troppo presto. Infatti, anche i semafori dormono ancora. Vado a Sofia almeno una volta l'anno per una società che ho lì. Il regolamento di questo viaggio è semplice, a patto di non perdere l'aereo. Dal momento in cui stacco i piedi dal suolo italiano, potrò spendere al massimo 48 euro fino al mio ritorno, 48 ore dopo. Attenzione, la Bulgaria fa parte dell'Unione Europea, ma la moneta è il lev, che ha un tasso fisso che è di circa 1 euro uguale 2 lev. Quindi tutti i prezzi che leggi vanno semplicemente divisi per 2 per sapere il prezzo in euro. La primissima spesa che mi tocca affrontare è il biglietto della metro, che costa la bellezza di 1,60 lev. Dividiamo quindi per 2 e abbiamo i primi 80 centesimi. A pranzo scelgo una catena che ho trovato in parecchie altre città del mondo, Wod to Walk. La conoscevi già? Ah, vai in Bulgaria, a Sofia, vuoi non prenderti un wok? Un piatto con gamberi e salmone, come potete vedere da queste scritte, è, visto che non mento, 20 leva, quindi 10 euro, Coca-Cola zero compresa, quindi primo pranzo 10 euro, 20 leva. Buon appetito! Primo pomeriggio ho trovato la prima cosa che costa più dell'Italia, l'espresso, quasi 3 lev, quindi 1,50 euro. Però c'è il biscottino. Ok, qui forse è un pochino come vincere facile, però per fare un po' di spesa. Qui compro qualcosa per colazione, a partire da questo yogurt da soli 350 grammi a 60 centesimi, prezzo in lev. Insieme ad altre due cosine, la spesa totale è di 12 lev, di cui la mia metà è 6, quindi 3 euro. La notte a Sofia si esce. Qui si trovano ristoranti nuovissimi e aperti 24 ore su 24, cosa che fatico a trovare persino a Milano. Ma la mia meta per mangiare è quasi sempre lui, un posto che mi rende happy. Mi fa impazzire. Ha un menu illustrato e i prezzi, ora li vediamo. Qui secondo e contorno costano 5-6 euro. Una mega grigliatona mista addirittura meno di 10. Io scelgo un'insalata di pollo. Iniziamo con un bel riso sano. Ed eccola arrivata. Che dite, ci assomiglia? Ok, il momento della verità. Quanto avremmo speso? Abbiamo speso in lev la bellezza di 47 lev. Quasi 50 lev sono 25 euro, 12,50 a testa. Siamo sotto, siamo bassissimi. La colazione è quella che avevamo comprato ieri, quindi la sbarrettina rimane ferma. Allora, visto il leggero ritardo dal notaio, ho deciso di fare il signore col taxi. In Italia sarebbe molto rischioso perché sforerei sicuramente la sbarrettina. Qui stiamo per scoprirlo. Ai ai ai. Sì, giusto. 3 euro. Commentate voi? Non so chi di voi è abitudinario, io sicuramente, sempre da Happy e siamo andati su cose pesanti, tagliata. Facile quando costa meno di 10 euro. Questa non ditela al mio personal trainer. E il totalone finale.
neanche 60 lev. Quasi deluso. È ora di tornare a Milano. L'ultima spesa è sempre la costosa metropolitana per l'aeroporto. Bene, viaggio proficuo e posso ufficialmente dire che sono stato dentro i 48 euro. A questo punto tocca a te fare la tua parte, visto che voglio vedere giusti giusti 48 mi piace, non uno di più. Al prossimo video. Ah, scusate, tornato a Milano sto provando un nuovo record. 11 euro in 11 minuti.